Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente sono tornata e quale miglior modo per ricominciare con i soliti video se non con uno dei temi più amati dai miei iscritti, ovvero Under. No? Stavolta parleremo di uno dei personaggi di Deltarune. L'avrete già letto dal titolo, quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo con non so bene quante curiosità su Ralsei. Ralsei è l'anagramma di Asriel, ma possiamo trovare anche altre somiglianze con il nostro caro principe. Per esempio, se invertiamo i colori dell'immagine di Ralsei, quest'ultima avrà l'aspetto di Asriel con gli occhiali. Inoltre, proprio come Flowey in Undertale, Ralsei introduce le meccaniche di battaglia al giocatore, dicendo anche la stessa frase riguardo all'anima di Chris. Ralsei sembrerebbe anche l'unico personaggio in grado di riconoscere gli input del giocatore e le meccaniche di gioco. Se Chris rimane vicino a Ralsei per un certo lasso di tempo, quest'ultimo inizierà ad arrossire. Però a causa di un errore, questo non accade quando Ralsei è rivolto verso il basso, lasciando quindi uno sprite inutilizzato. Ed esistono anche altri sprite inutilizzati di Ralsei che arrossisce mentre si muove. In base ad un dialogo tagliato reperibile nelle stringhe del gioco, Ralsei sarebbe dovuto essere il nemico durante il suo tutorial. E se ci pensate, in effetti è proprio quello che accade con Flowey in Undertale. Comunque, in questa battaglia, Ralsei avrebbe dovuto avere 8 punti in attacco e 12 in difesa. Se Chris e Susie si rifiutano di sentire la storia di Ralsei, accadranno un po' di cose. Innanzitutto, Ralsei chiederà di nuovo se vogliono ascoltare la sua storia. E i due possono decidere di rifiutare di nuovo. Dopodiché, Ralsei avrà un dialogo diverso, e lo stesso vale per Lancer. Infine, mentre Lancer sta parlando, Ralsei si intrometterà offrendosi di spiegare la leggenda. I suoni delle ninna-nanne di Ralsei durante la battaglia derivano dal leitmotiv della traccia musicale The Legend. Dopo l'avventura di Chris nel Dark World, parlando con Toriel, lei menzionerà il fatto che Chris aveva una fascia per capelli con delle corna rosse e che non è sicura di dove sia finita. Questo potrebbe riferirsi alle corna rossastre di Ralsei. Originariamente c'era una linea di dialogo in cui Susie prendeva in giro Ralsei. A questo punto, Ralsei avrebbe chiesto a Chris se secondo lui fosse fastidioso, e il giocatore avrebbe potuto scegliere se flirtare con lui oppure dirgli di smettere di parlare. E con questa abbiamo concluso. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato ricordate di lasciare un mi piace, di commentare e di condividere il video con chi volete. Trovate il link per il mio server Discord in descrizione e io inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi tutti i miei futuri video. Alla prossima, ciao ciao!